Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Lo so, vi fermo subito perché so che starete già pensando: Ila, ma non ci avevi detto che quello precedentemente girato era l'ultimo video haul? Sì, il titolo diceva ultimo video haul perché io speravo di riuscirci. Però poi io e Desi abbiamo deciso così di andare a fare questo viaggio fuori porta a Firenze. E al centro commerciale Gigli c'è Primark, quindi come facevo, cioè spiegatemi come proprio facevo io a non comprare nulla. Però non ho infranto nessuna promessa, perché vi avevo promesso appunto che non avrei comprato più scarpe almeno fino alla fine di questo anno. Però voi starete vedendo la scatola delle Vans con sopra un paio di scarpe, e anche qui vi fermo subito perché non l'ho comprata io, ma sono stati dei regali. Tra l'altro avrete visto sicuramente il video precedente a questo, che era il decluttering della mia collezione di scarpe. Ne ho buttate tantissime, quindi ho fatto anche parecchio spazio, insomma queste adesso entreranno perfettamente. Se non l'avete visto ve lo lascio nella scheda info, mi raccomando andatelo a vedere. E quindi detto questo, io inizierei subito facendovi vedere gli acquisti appunto che ho fatto da Primark. Ma prima ho due negozietti da farvi vedere, cioè Zara e Sephora, perché ho spulciucchiato qualcosa. E udite udite, questo sarà un try on haul, finalmente riesco a farli e quindi vi faccio vedere anche i capi indossati. Scusate, vi avevo detto Sephora e Zara, in realtà c'è anche Victoria's Secrets che era alla stazione di Firenze, quindi ve la faccio subito vedere. Questa è la bustina. Ho semplicemente comprato dei refill di creme che avevo finito, perché io utilizzo solo queste. Solita carta piena di profumo. Ho preso due creme uguali, cioè ho preso tutto della solita linea Coconut Passion, quindi questa è appunto la cremina, eccola qua, che singole vengono $19,90, io ne ho prese tre, ma c'è l'offerta se prendi tre cose della linea tra acque profumate e creme, ti viene tutto 40, quindi ne ho prese tre, ho preso due creme più l'acqua profumata sempre appunto della stessa linea, e quindi tutto ho pagato 40. Da Sephora invece sono andata sempre al centro commerciale Gigli ed ho preso anche queste refill delle mie salviettine che mi sono piaciute tantissimo, queste qui che vi ho fatto vedere di Sephora. Mi raccomando, se le provate anche voi fatemi sapere come vi trovate. Ce n'erano soltanto due, se no ne avrei prese di più. Le ho pagate 5,90 l'uno. E da Zara invece ho preso soltanto una cosa, ed è questa camiciona che ho pagato 26 euro della linea Trafalucca ed è troppo bella. È fatta in questo modo a quadrettini, vedete questa stampa qui, verde militare, e poi è praticamente più corta davanti e più lunga dietro, la starete vedendo meglio indossata. Mi è piaciuta subito appena l'ho messa, quindi per questa stagione penso sia super perfetta. Poi vi faccio vedere questo, che appunto è un regalo, e sono le Vans Old School. Vi faccio leggere tutti i vari codici e cose. Qui sulla scatola c'è scritto 89 euro, ma in realtà sono state pagate 79. Guardiamo. Qui c'è lo scontrino con scritto 79 euro. Bah, strano. Ed ho preso appunto le Old School, che sono queste qui, fatte in questo modo. Come sapete io vado pazza per le Vans. Ho il mio paio classico, che è quello tutto nero, però è diverso il modello perché arriva tipo fino a qua. Quindi questa è un po' più altina, insomma. Qua davanti è fatta di camoscio. E insomma, le volevo da una vita e sono stata proprio felicissima. E quindi ora finalmente possiamo passare al mega bustone di Primark, che poi non so perché c'è scritto Verona, perché boh, non ho idea. Comunque è al centro commerciale I Gigli, e se vi interessa vi posso dire molto brevemente come abbiamo fatto per arrivarci, perché noi siamo scesi alla stazione di Santa Maria Novella, che è quella centrale. Da lì abbiamo preso un tram che è praticamente nella parte posteriore della stazione, che ci portava a Leopolda, è una fermata. Da Leopolda abbiamo preso l'autobus che si chiama CF, che appunto ti porta fino ai Gigli. Al ritorno la stessa cosa, più o meno, spero di essermi spiegata. Comunque se andate sul sito dei Gigli ci dovrebbe essere scritto tutto. Allora vi faccio vedere le cosettine per la casa, insomma per le camere nuove che stiamo facendo, perché non so se avete notato c'è un letto qua dietro che di solito non c'è, perché mia sorella sta dormendo qui in camera mia nel mentre che stiamo facendo la sua, poi dovremo iniziare con la mia, un casino. A lei le ho portato questa scrittina Love, con vedete tutte le lucette che si illumina. L'ho pagata 4 euro, appunto è della linea, insomma, delle cose della casa, ed è troppo carina. E invece per la mia di camera ho preso questo cuscino, che ho pagato 8 euro. Vediamo se si legge, eccolo qua. Ed è fatto in questo modo, tutto pagliettoso, ma la cosa bella è questa. 3, 2, 1, siete pronti? Cioè, raga, ne parliamo, per favore? Praticamente ha le scagliette
tette argentate. Visto che la mia camera nuova sarà sul toni appunto del nero, bianco, grigio, argento, questo ci stava da Dio e infatti l'ho dovuto proprio prendere. Poi ho preso questo astuccetto portatrucchi, non lo so, fatto in questo modo, guardate quanto è carino. Ce n'erano di tutti i colori, se fossimo andate in macchina sicuramente avrei preso molte più cose, cioè ve lo dico proprio. Questo qui l'ho pagato sempre 4 euro e guardate, è di questo rosa chiaro con i due avocado con scritto avocado e qui dietro tutte queste mini size, è davvero bellissimo. E ne ho preso anche un altro che è ancora più bello se possibile, tutto glitterato rosa con scritto must have makeup, anche questo 4 euro. E poi ho preso tipo degli accessori, ho preso questi elastici perché io li perdo sempre, quindi ci sta sempre, 1,50 euro. Poi sapete Primark è tipo super economico, quindi davvero fantastico. Qui ho 50 elastici tutti neri, perché sapete io li uso quando mi faccio le treccine, 1,50 euro. E poi ho preso questo set di orecchini tutti geometrici che erano troppo carini e appunto sono argento nero e tipo di un colore argento sporco e li ho pagati 2 euro, sono fatti in questo modo. E quest'altro paio sono bellissimi, pagati 3 euro, vedete sono molto eleganti secondo me, cioè sono davvero pazzeschi. Poi mi sono comprata questi qua, raga, non prendetemi in giro per favore, che sono gli adesivi delle principesse Disney. Naturalmente sapete il mio amore per la Disney in generale, ho anche un intero tatuaggio, però questi li ho presi principalmente per Ariel, che sapete che è la mia fissazione numero uno, e ce ne sono diversi e li attaccherò sicuramente o sul retro del computer, insomma adesso vedo. E anche questo l'ho pagato 4 euro. Poi ho preso queste ciabattine, che dai, non valgono come scarpe, sono ciabattine nere così con il pelo, memory foam slippers, c'è scritto qui, quindi se non so volete ritrovarle, e le ho pagate 5 euro. Poi appunto mi sono state regalate questo paio di scarpe che però abbiamo preso sempre da Primark, sempre in tipo vellutino, sono aperte queste qua come potete notare, hanno un tacchetto, però sono troppo carine, erano troppo comode, quindi yes. Poi ho preso questo set di due fasce praticamente fatte a reggiseno tra virgolette, avendo perso tanto peso comunque e non avendo neanche tantissimo seno prima, adesso c'ho proprio una robettina e quindi a volte posso permettermi di mettere tranquillamente questo tipo di reggiseno senza imbottiture, push up eccetera. E questo era un set pazzesco perché c'è sia la fascia bianca, vedete c'ha le coppettine, e sia la fascia nera, e le ho pagate intorno agli 8 euro. Ah, poi sempre per la casa mi sono scordata di farvi vedere che ho preso queste tre cassettierine in plexiglass, penso si chiami, che appunto dovrò utilizzare poi nella mia nuova postazione make up. Per prendere queste tre ho dovuto praticamente comprare un'ulteriore valigetta per portarmi poi le cose, perché altrimenti era impossibile, però ne sono valse la pena perché una di queste cassettierine costava 10 euro e non potevo lasciarle lì. Sono fatte in questo modo, come vedete, vabbè, io le ho già riempite di tutte le tinte, rossette, e sono fatte appunto in questo modo con i cassettini estraibili e di queste ne ho tre. Poi ho preso questo zainetto, mi piaceva troppo perché sembrava in super stile moschino, vedete, con la scritta love dorata e tipo tutto il pelo colorato ed è super capiente, e questo qui l'ho pagato 12 euro. Poi ultimi accessori, poi passiamo ai vestiti. Ho preso due agendine, una è questa qua tutta marble con queste pezzettini dorati, davvero fantastico, soltanto 3 euro, raga, 3 euro, ed ha tutte le pagine bianche a righe. E poi ne ho preso un'altra, questa qui sempre rosa con la scritta dorata con scritto life goals e qui I can do anything, questa qui l'ho pagata 5 euro ed ha la particolarità di avere le pagine tutte dorate laterali, cioè fantastico. Ed ora vestiti time, un maglioncino di questo color senape che ci sto andando praticamente in fissa, che era troppo carino visto sul manichino, quindi non potevo non prenderlo, ed ha il collo alto, una cosa che io adoro, le maniche un po' bombate ed è davvero carinissimo, anche soltanto il colore io vado pazza. Questa qui l'ho pagata 12 euro, l'ho già usata quindi ho tolto il cartellino. Poi da abbinare con il maglioncino di prima ho preso questa giacca che in realtà è un blazer che volevo da una vita ed è fatta con la fantasia piede pull, però
fatta anche a strisce, non so bene come dirvela, è troppo bella. L'ho pagata 23 euro, ma li vale tutti perché è proprio fenomenale. Cade giù benissimo, io ho preso una 44, quindi insomma mi sta giusta. Ed anche le spalline imbottite, non troppo, leggermente. Poi naturalmente c'era un reparto Harry Potteriano che vi dico fermati proprio. Volevo prendere tutto, 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 tutto. C'erano anche le agendine, però purtroppo non c'era quella di serpe verde, altrimenti tipo ne avrei prese 3-4. E naturalmente come sempre, come posso non prendere un pigiama? Cioè davvero ormai c'ho tipo 3-4 set pigiami, tutti Harry Potter, ma questo qui mi mancava. Ed ho preso allora il pantalone che è fatto così grigio, tipo melangiato. Questo vabbè naturalmente non ve lo faccio vedere indossato, però comunque lo capite. Qui ha la scritta Hogwarts con tutte le varie casate qui, ed è tipo troppo morbido come tessuto, vi giuro. Vorrei che voi foste qui per poterlo sentire, è una cosa pazzesca. Infatti non vedo l'ora di metterlo. E questo qui l'ho pagato 12 euro. Come vedete tutte le cose della linea Harry Potter di Primark hanno questo. E in più questa anche tipo la letterina. Raga, è tipo la vita. E ho preso anche appunto la maglietta, che non è che c'entrasse molto in realtà, però comunque era lì da sola, che fai, non la prendi? Questa qui l'ho pagata 8 euro, e è fatta in questo modo, bianca, con tutti i vari simboletti. C'è HP Harry Potter, Grifondoro, occhiali, la cicatrice, insomma di tutto e di più. Poi ho preso questo vestito che era in sconto, allora vi leggo subito lo sconto. Costava 14, l'ho pagata 8 euro, stava al 40%, quindi ho detto che fai, no, non si lascia lì. E mi sembra di averlo visto in un video di Miss Carla, che tra l'altro saluto, le mando un bacione. Ed è fatto in questo modo, ha quest'aquila con le scritte, le cose, qua ha tutto dei lacci, maniche corte, e alla fine ha tutto questo grembiulino tipo frufru. È davvero bellissimo, mi piace un casino. Poi vabbè, è nero classico, lo useremo la prossima estate magari. Poi ho preso una gonna, questa qui mi è piaciuta subito, proprio era lì all'ingresso, mi stava chiamando, di jeans nera, e sulla parte delle tasche ha tipo tutti questi piercing, sembrano davvero fighissima. Poi è appunto è nera, e fortunatamente non è neanche troppo corta, perché io odio andare in giro con le gonne, le cose troppo corte, mi mette un'ansia assurda. Invece questa è abbastanza fattibile. E indovinate quanto l'ho pagata? Adesso vi mettete a ridere, perché soltanto 15 euro, cioè raga, io ho libito. Poi ho preso un paio di mutandine, queste qui nere classiche a culotte, 3 euro, e la cosa più figa, le mutandine di Harry Potter. Cioè adesso io vorrei parlarne, perché neanche a Londra le avevo mai viste, e naturalmente le ho prese. Ce n'era anche un altro tipo, però c'aveva la fascia in vita ed era troppo opprimente, e quindi ho preso queste, pagate 2 euro. Poi ultime due cose, ho preso due maglioncini, anche questi dovevo prenderli perché erano di un materiale, cioè sono di un materiale troppo morbido. Questa qui rosa, che ho preso la M, che è comunque abbastanza larghetta, sta pagata 12 euro, vedete, fatto in questo modo, a costine, non so di che materiale sia, però non è neanche eccessivamente lungo, quindi calza d'addio. E l'ho preso più che altro per stare a casa, però se dovesse capitare insomma anche per uscire lo metterei. E poi invece ho preso quest'altro di questo color glicine lilla viola, bellissimo, che invece è una S, che sicuramente mi sta meglio perché è meno largosa, e questa appunto l'ho presa più per uscire, però è dello stesso materiale. E basta, questo era tutto, spero di non essermi scordata niente. Vi dico subito che non sarà neanche questo l'ultimo video haul, perché sto aspettando un pacco di Emp, che vi avevo detto su Instagram da un mese, e ancora non mi è arrivato perché ci sono stati diversi problemi, e quindi quello l'ho comprato, contate, a tipo metà luglio, e ancora mi devo arrivare, quindi non è mia colpa in questo caso. Quindi vedrete anche quel video unboxing, perché sarà un unboxing super nerd. E niente, io spero gli acquisti che ho fatto vi siano piaciuti, vi mando un bacione immenso, ricordatevi mi raccomando di iscrivervi al canale, di mettere mi piace, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!